Moro non era stato mai popolare, non era stato un leader ampiamente amato dal popolo. Aveva avuto avversari acerrimi e detrattori feroci, ma aveva conservato attorno a sé, nonostante tutto, l'alone diffuso del riconoscimento di un grande disegno. Era stato un politico con una strategia. Guido Formigoni ritrae così quella che è considerata una delle figure più rilevanti dell'Italia contemporanea, tracciandone i contorni in chiaroscuro. Aveva una capacità di considerare la complessità delle cose. Era una persona che, appunto, forse anche perché è di intellettuale di formazione, attento alle sfumature, aveva costruito questa lucidità nell'interpretare il suo tempo, rimanendo sempre ispirato a una grande idea, che era quella in fondo di attuare la prima parte della Costituzione, quel disegno di Stato democratico sociale avanzato che lui stesso aveva contribuito a scrivere e che poi però lungo tutta la sua vita, lungo 20 anni in cui è stato determinante nella storia politica della Repubblica, ha tentato di attuare in modo molto prudente, molto attento a creare consenso, senza forzature. Con quella arte della mediazione che tutti gli riconoscono come un contributo importante. Lui aveva quest'idea della democrazia italiana come una democrazia difficile e che secondo lui bisognava controllare appunto con una politica che evitasse forzature, che fosse in grado insomma di inserire le masse nella vita dello Stato, questo era lo slogan che allora si usava. Attraverso appunto però un processo ordinato, senza scosse. Guardando oggi sembra di rivedere in qualche modo un'analisi di quello che cercava di fare Aldo Moro. Oggi si parla di cambiare la Costituzione, ci sarà un referendum. Il quadro in qualche modo può assomigliare a quello che c'era e che aveva davanti Aldo Moro e poi esiste un erede di quella che è stata la sua politica oggi? Dunque, sul tema costituzionale Moro era, non escludeva la possibilità che la Costituzione del 48 fosse adeguata o migliorata, ma non ha mai ritenuto che fosse una priorità. Lui ha sempre creduto che prima della importanza, delle regole ci fosse l'importanza della intesa e della costruzione di consenso tra i soggetti della politica, ma anche in qualche modo tra i soggetti della società. Rispetto agli eredi, credo che sia difficile individuare oggi una figura collegabile alla sua eredità, anche perché i tempi sono cambiati e in questo senso Moro non sarebbe stato, credo mai, un laudator temporis acti, cioè uno di quelli che diceva solo nel passato si sarebbe potuto vivere bene.